La villa, palazzo e giardino Garzoni si trovano sulla collina del borgo di Collodi, in Italia. Di origine trecentesca, la villa assume l'attuale configurazione barocca tra la metà del XVII secolo e la seconda metà del XVIII. Il giardino è un vero e proprio teatro, che in un unico campo visivo coordina tutti gli elementi della narrazione centrale: la platea con i parterre ricamati da fioriture stagionali e la scena che si presenta dalla scalinata tra le due figure di satiri, arcoscenico dello spettacolo. Come accade nel teatro, con l'intervento settecentesco di Ottaviano Diodati si attua il senso del racconto scenico, i cui protagonisti sono statue che alludono al cosmo, al caos, ai terremoti, alle forze della terra. Encelado, il gigante che provoca i terremoti. Nettuno, che scuote le acque dal fondo della grotta contenuta nella scalinata. La duplice pescia, fiorentina e lucchese. La statua della fama, sorella del gigante che trionfa in sommità. La peschiera e i bagnetti destinati a giochi licenziosi. Ai lati si prolungano le quinte verdi, che accompagnano il percorso ricco di simboli allusivi ai miti e alle metamorfosi. Le collezioni di agrumi, il viale degli imperatori con i busti all'antica, il teatro di verzura con le statue della tragedia e della commedia, il labirinto. Da qui il percorso penetra nel segreto del palazzo, attraversato da un asse centrale che si conclude con la palazzina dell'orologio, opera dell'architetto barocco Filippo Juvarra. Dal 2007 il complesso monumentale include anche la Casa delle Farfalle, un tassello innovativo all'estremità del giardino storico.